Cada peña tiene una cantidad de entradas, de entradas, pero sí, se podría hacer un pedido, es decir, todas las peñas para que nos manden una cantidad de billetes todos juntos y así poder estar juntos todos los integrantes de las peñas italianas en una parte del estadio y lógicamente poder no solamente digamos alentar al Barça sino compartir una amistad, una idea. Exacto. Lo entiendo perfectamente, pero el problema que hay es que tienes el departamento de peñas y el departamento de ticketing. Chisono, el departamento del Peña, ma c'è il departamento del ticket, delle entrate. Chevy, Sergio, scusa, parla in spagnolo, Sergio. Sí, yo lo que me puedo comprometer es en el momento que sepamos el reparto y las entradas que tocan a cada peña, si vosotros cogéis las mismas entradas, el mismo precio de entrada, yo lo que puedo hacer es intentar mediar entre el departamento y ticketing. Es esto. Yo te quería preguntar esto. Puede pasar que la peña de Ticino quiere tres entradas. La peña de Roma, dos. Bergamo, cuatro. Torino, dos. Si mandamos un correo electrónico, un email junto, como como lo queremos hacer, porque queremos hacer este grupo de peñas de habla italiana, si el ticketing puede pensar, bueno, la peña Ticino habla italiano y ha mandado el mail con Torino, Bergamo y Roma. ¿Por qué no? Porque damos desentrada junta, ¿no? Es esto el... El problema es que no funciona así. Cuando nosotros hacemos la reserva en la solicitud que nos envían, cuando hacemos la reserva no va a ticketing, va a peñas. Ah, okay. Peñas lo pasa a ticketing y ahí son ellos los que se encargan de hacer el reparto. Ellos no conocen las peñas. Sí, es otra entidad que hace esto en el club. Yo lo que me comprometo es de que cuando sepamos cuántas entradas tenemos y haga el reparto, yo lo que me comprometo es de mediar entre el departamento de peñas y ticketing. Sí, sería muy bueno. De estas peñas tengo tantas entradas, pónmelas juntas. Pero claro, ya depende de ticketing. Ese quedó, que si tú puedes mediar un poco, sería muy bueno, porque es mejor para mí ver el partido junto a Alessandro, Maxi, Vittorio y Massimo, que estar junto a un alemán o un suejo, es esto. Yo, por eso. ¿Habéis capito, ragazzi? Sí, clarísimo. Por eso, lo que estábamos hablando antes de hacer reuniones con peñas del mismo idioma, como hace Francia, como queréis hacer vosotros, por ejemplo. Yo soy muy partidario de tener, por ejemplo, una federación local. Por ejemplo, por poner ejemplo, las peñas de Italia, ¿no? Sí. Las peñas de no de Italia, de habla italiana. Sí. Se ponen de acuerdo en juntarse, de hacer una federación. Y hacen una federación de peña italiana. De lingua italiana. Va. Perfecto. Y hace una solicitud para toda la federación. Quello semplifica tutto, perché claro, la federazione farebbe la solicitud per i ticket delle peñas de lingua italiana e allora perciò servirebbe una federazione de... Chiarissimo. Vai Tony, vai. Claro, que eso, como bien dices, simplificaría la cosa. Ahora hacer el reparto. La única condición que tendría yo a la hora de organizar una cosa así es de que tiene que haber buen entendimiento entre todas las peñas. Bueno. Si una peña sola ya dice que no,
y es imposible hacerlo. Sí, sí. Perfecto. Seguramente. Posso dire una cosa? Volevamo soltanto tradurre questo perché è importante, perché Tony giustamente dice che questa cosa si può fare, è fattibile, però se una pegna non è d'accordo non si può fare. Non si può fare. Questa è una cosa molto importante. Vai Sergio, poi lasciamo la parola anche a te. Volevo dire solamente una cosa, che Tony all'inizio, quando ha preso la parola, ha detto la cosa più giusta, che è quello che ripeto sempre anch'io, che noi siamo una famiglia, noi siamo la famiglia Blaugrana. E questo, come l'ho detto io, l'ha detto anche Tony, e l'abbiamo capito tutti, noi siamo veramente un grande gruppo, le grandi pegne di tutto il mondo. Bene. Alberto, questo no, è sì, una grande famiglia. Questo è molto, molto semplice. Ma senti, è molto semplice. Dice che siamo una grande famiglia, siamo un gran gruppo, e questo è lo più importante, e non solamente qui, in tutto il mondo. Ma claro, lo dice Tony antes. Sì, sì. Non lo dico io, no, lo, no. Lo dico io, però lo dice anche Tony antes. Sì, a pensare sull'intervento. Alessandro, allora ricapitolando, questo tu l'hai definito nel tuo intervento, insomma, diciamo l'inizio di questa collaborazione. Possiamo chiamarlo per nome e cognome, un coordinamento di Peñes del Barça italofone, come ci la Crusca ci ricorda all'Università di Firenze? Lo possiamo dire o non si può dire? Lo possiamo dire e non ci resta altro che iniziare a praticarlo, come dicevo prima. È un percorso intanto per nulla scontato. Non tutti i paesi riescono ad arrivare ad una proposta di questo tipo. Quindi è già un punto di partenza, come diceva prima Massimo, importante, e questo spazio ne è la dimostrazione. La prima scadenza può essere quella, il coordinamento sarebbe, diciamo, la ciliegina sulla torta che andrebbe a ufficializzare con una presa di posizione ufficiale anche rispetto al club la nostra volontà di voler essere uniti in tutto e per tutto. E Tony dice que eso sería una, digamos formar una federación sería un coordinamiento sería la cereza sobre la torta, ¿no? Sería ya el máximo, y no es que todos los países en donde hay peñas han llegado a esto, pero acá por lo que se ve esto es un buen comienzo, y entonces es muy probable que se llegue a algo así. A mí me haría muy feliz, porque eso demuestra que hay buen entendimiento entre las peñas de una zona. Esto dice Tony que lo haré muy feliz, porque quello dimostrerebbe que c'è una grande amicizia, que se capiscono benissimo le peñe de lingua italiana. Vittorio, secondo te dobbiamo lavorare per organizzare questo incontro come fanno già in Francia e in altri paesi? Beh sì, sicuramente è un incontro che va organizzato al più presto, magari appunto sposando un momento di incontro ufficiale con uno di, non so, divertimento o di per fare una partita di calcetto, qualsiasi cosa. E poi forse il passo ideale sarebbe fare un po' come fanno alcune società anche in Italia, che creano proprio un coordinamento, in questo caso sarebbe solo dei club italiani, e che appunto possa prendere delle iniziative, come dicevate adesso, per i biglietti e quant'altro, e avere una sola voce invece che quattro voci. E sarebbe importante tener este coordinamiento, porque ya con eso uno tendría no solamente varias voces, sino una sola voz, ya sea para las entradas y para tantas cosas. Sería una cosa muy importante.
è evidente che per farlo bisogna unire tutti esatto. i pezzi ed è importante che si accetti il dialogo a prescindere e che si voglia andare tutti nella stessa direzione. È evidente che chi è qui e chi sta parlando questa sera voglia andare in questa direzione. L'importante è che ante todo reine il dialogo y que todos quieran andar en la misma dirección, acepten de andar en la misma dirección. Correcto. Si imaginaros si se habla con una sola voz y vosotros podéis, por ejemplo, a la hora de solicitar entradas, solicitar sí. una vez y hacer vosotros el reparto debido a las cuotas que vosotros hagáis, ganáis más. Exacto. Dice, imaginate, vi, se ya ci sia una sola voce che chieda, ad esempio, quello che parlavamo prima delle entrate. Dice, allora le entrate arrivano a questo coordinamento, poi il coordinamento fa la ripartizione d'accordo alle necessità di ogni pegna. Già sarebbe una cosa molto più semplice, molto più agibile per le pegne. Massimo, tu che segui questi ultimi, da quanto mi dicevi l'altra volta, almeno 10-15 anni, il Barça anche fuori, lontano dalle mura del Camp Nou, eccetera, ti è mai capitato di incontrare italiani o persone di lingua italiana che insomma seguivano e magari erano interessate al Barça eccetera, oppure non ti è mai capitato, diciamo siamo tutti, ognuno va per conto suo, non siamo in pochi eccetera? No, devo dire, io ho personalmente aggregato molti interessi, no, perché il problema, devo dire, spesso è che a parte ci vuole una certa predisposizione a partire e fare un viaggio dedicato a una partita di calcio. Se c'è un interesse, talvolta c'è, il problema è come riuscire ad avere biglietti. E quindi, soprattutto per la parte di Barcellona, avendo comunque degli amici che risiedono là, mi hanno aiutato a soddisfare le esigenze di questi conoscenti. Quindi anche a Londra chi li ha intravisti, ma ha portato tre nuovi pegnistas, no? Quindi comunque anche loro hanno fatto un viaggio importante di famiglia e sono stati tre giorni principalmente per vedere la partita. Quindi è chiaro che bisogna trovare un certo tipo di persone che abbiano requisiti, diciamo, di passione in primis, in parte anche economici, di disponibilità di tempo, però può essere una cosa importante, si fa. Sì. Ecco, sì, no, stiamo sentendo. Sintetizzando, dice che sì, che a veces, perché Massimiliano le preguntava se alguna vez había encontrado personas que cada uno andaba por su cuenta. Dice que no, que ha encontrado y que, por ejemplo, no. No es que cualquiera parte junto para ver un partido, pero quello ha sucedido y lo ha visto últimamente en Londres, ¿no? Cuando se han encontrado en Londres. Sí. Sí. Esattamente. Allora, io direi adesso di ricominciare il giro. Tony, se sei d'accordo, io volevo chiederti una cosa sull'attualità. Cosa prevedi per il mese di marzo e di aprile? Pensi che il Barça potrà gestire le sue forze ed arrivare con calma agli appuntamenti importanti? Oppure abbiamo un mese difficile nel mese di marzo? Che prevedi per il mese di marzo e aprile? Pensi che il Barça potrà gestire su forza tranquillamente o è un mese difficile? Pues, tranquillamente non sarà, perché bueno, vienen partidos importanti, la liga todavía es larga, la Champions es importante, pero si hay algo que caracteriza a Luis Enrique, a Lucho, a la hora de entrenar sus equipos, es que al final de la liga parece que tengan un segundo pulmón. Un segundo pulmón.